Nel mese di dicembre raddoppiano gli appuntamenti con Regionando, resta quello del venerdì naturalmente, ma nuove puntate vanno in onda anche il martedì alle 20.05, prima del TG alle 23.40, in replica al mattino dopo, sempre prima del telegiornale del pomeriggio e molte altre volte. Ogni puntata ha un solo tema. Oggi rivedremo tutto della Festa della Toscana 2022 che si è celebrata con tante iniziative da Firenze a Cascina a Livorno il 30 novembre. Difficile trovarlo, non l'asciugo, buona motivazione, fatica anche in francese, guadagna comprensione. Mi fido del facile. La prima festa della Toscana fu organizzata nel 2000 e voleva ricordare l'abolizione della pena di morte che il Granduca Pierro Leopoldo decise per la prima volta al mondo nel 1786. Ogni edizione poi si è caratterizzata per la scelta e la discussione su un tema specifico. Quest'anno è stato quello della libertà di espressione. Abbiamo iniziato confrontandoci sul tema dei diritti digitali, poi della lotta all'hate speech, alle parole violente e oggi la libertà di espressione. Compito delle istituzioni, della politica è quello di mandare dei messaggi chiari e il messaggio che vogliamo mandare alle ragazze e ai ragazzi più giovani è quello di non essere mai indifferenti, di non voltarsi dall'altra parte, anche quando alcune questioni sembrano lontane da noi. Pensate a quello che sta accadendo in queste settimane, in questi mesi in Iran, pensate a quello che sta accadendo non lontano da noi, nella guerra terribile in Ucraina. Tante donne e tanti uomini non hanno più la possibilità di esprimere un pensiero libero e come purtroppo ancora oggi nel mondo ci sono più della metà degli stati che applicano la pena di morte, così in tante troppe realtà è stato vietato poter esprimere un pensiero libero e noi oggi vogliamo mandare questo messaggio forte, che è un messaggio di civiltà, e la Toscana come sempre vuole essere parte attiva, perché la Toscana è sempre stata una terra che non si è voltata dall'altra parte. La libertà di espressione trova origine nell'articolo 21 della nostra Costituzione, che spieghiamo in TV e sul web nel nostro quaderno multimediale della Costituzione. L'articolo 21 tutela la libertà di manifestazione del pensiero. E, come è noto, questa è la pietra angolare di una democrazia. La stessa Corte Costituzionale a più riprese l'ha definito pietra angolare della democrazia, cardine della democrazia stessa ed espressioni simili. Perché questo? Perché manifestare il proprio pensiero con ogni mezzo, dunque manifestare, portare a un numero di destinatari potenzialmente illimitato e sicuramente indefinito all'inizio, è una di quelle attività che sono sia di esplicazione della personalità di ciascuno di noi, ma anche, e per certi aspetti soprattutto, un'attività intrinsecamente politica. Non si sta insieme in una società se non si manifesta il proprio pensiero. O meglio, si può stare insieme, ma in un contesto autoritario e non democratico. In un ordinamento democratico come quello che la Costituzione del 48 vuole fortemente disegnare, c'è bisogno della più ampia libertà di manifestare il proprio pensiero. Ed è all'articolo 21, in particolare al primo comma, che questa affermazione così ampia trova spazio. Detto questo, occorre anche qui interrogarsi sui mezzi con i quali questa libertà viene esercitata. Alcuni vengono a livello esemplificativo menzionati dall'articolo 21, però la clausola è aperta, ogni altro mezzo. E quindi se il Costituente nel 1948 aveva in mente aspetti come la stampa o quelli che
in quel momento erano già tecnicamente maturi e diffusi, è chiaro che oggi siamo in un contesto in cui si sono moltiplicati. Fin qui la spiegazione scientifica accademica dell'articolo 21, che in fondo sta alla base anche della nostra professione giornalistica. La libertà d'espressione certo non è garantita ovunque, i regimi illiberali la comprimono, le dittature la annullano, può accadere però che anche in democrazia ci siano dei condizionamenti oppure che ci siano minacce, come è accaduto a Federica Angeli, giornalista di Repubblica che vive da tempo sotto scorta per le sue inchieste sulla mafia Ostia e sul litorale romano. Ho avuto tanti momenti di sconforto in cui ho pensato che fosse giusto mollare, che ormai il mio l'avevo fatto, però poi vince sempre appunto la voglia di andare a vedere veramente come finisce questa storia e quindi mi rialzo e mi rimetto in carreggiata per combattere, però è veramente sfiancante. Io porto il sorriso perché loro tra le varie minacce mi scrissero sui social e anche sotto casa su un muro: ti toglieremo il sorriso. Io lo porto finché riesco e quindi continuiamo a combattere la mafia anche a colpi di sorriso. Non era Federica Angeli l'unica testimone che è intervenuta al Teatro della Compagnia di Firenze il 30 novembre. C'era un'altra donna che ha fatto della libertà della ricerca la sua bandiera, Maria Chiara Carrozza, ex rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna, ex ministro, ora presidente del CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il CNR ovviamente è in prima linea come difensore e anche come ente che tutela la libertà e l'iniziativa della ricerca e l'autonomia della ricerca. Quindi sta anche a noi riuscire a garantire a tutte le ricercatrici e ricercatori questa libertà con i fondi, le infrastrutture e la programmazione della ricerca. Questo è un valore su cui si fonda poi il progresso scientifico, l'abbiamo visto molto bene con i vaccini, no? I vaccini hanno avuto bisogno di diverse prospettive, anche della concorrenza di diverse tecnologie e poi del metodo scientifico per valutare e validare quella migliore. Senza questa libertà anche di presentare diverse tecnologie e soluzioni, la ricerca non va avanti. Un lungo e spettacolare corteo dei figuranti caratterizza la festa della Toscana. 2000, ricordo, io ero assessore alle tradizioni popolari al Comune di Firenze, Riccardo Nencini era il presidente del Consiglio regionale della Toscana, insieme organizzammo proprio in Piazza della Signoria un'immagine scenografica attraverso cui, come uno spettacolo teatrale, arriva il messo del Granduca e impedisce l'ultimo di coloro che erano stati condannati alla pena di morte. In realtà quell'atto di Pietro Leopoldo, un motu proprio organico, riuscì non solo a abolire la pena di morte, ma a abolire la tortura, abolire la confisca dei beni ai condannati. Insomma, immergere in Toscana come primo stato quei valori che l'illuminismo stava portando avanti. E in Italia dei delitti e delle pene di Beccaria rappresentava, come scritto, l'emblema di una stagione che si apriva e vedeva la Toscana protagonista. È davvero un'occasione importante questa festa, aiuta a riflettere su temi di attualità. Tutto l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale naturalmente è stato coinvolto nell'organizzazione. Siamo stati i primi al mondo ad aver abolito la pena di morte e dobbiamo ancora batterci perché vi sia concretezza anche nell'attuazione davvero di disposizioni come l'articolo 21 della Costituzione. Tutti hanno il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di espressione. Quanto è bella la nostra Costituzione, quanto dobbiamo impegnarci per dare vita concreta. La Toscana è sempre stata all'avanguardia dal punto di vista dei diritti e sempre dovrà esserla.
Un altro grande esempio è quello del legame con le amministrazioni locali e qui sono felice di aver dato il mio contributo affinché venisse data la spilla con il Pegaso, il nostro Pegaso, ai sindaci della Toscana. Oggi la nostra festa è sempre e torna a essere molto attuale se pensiamo a quanto sta succedendo in Iran, quanto è complesso nel mondo oggi manifestare il proprio pensiero, la propria libertà e soprattutto quanto sia difficile per tante donne, per tanti uomini manifestare liberamente le loro opinioni. Quindi la festa della Toscana torna protagonista non soltanto per la Toscana, ma per mandare un messaggio al mondo di libertà e soprattutto per chiedere rispetto dei diritti umani e soprattutto per portare le donne di tutto il mondo ad essere libere di potersi esprimere e con loro tutti i ragazzi e le ragazze che stanno combattendo, penso in Iran, per la loro libertà. E partecipano anche i consiglieri. Ecco una rapida carrellata di alcuni capigruppo, uno per schieramento, tutti molto favorevoli a queste iniziative. Sì, è molto attuale ed è molto importante e molto coerente con la nostra storia che dalla Toscana si levi un grido di rispetto nei confronti della libertà di espressione. Noi siamo una terra di antichi diritti civili. Dedicare la festa della Toscana all'articolo 21 della Costituzione credo che sia una scelta azzeccata e credo che la Toscana debba giocare un ruolo in tutti i contesti istituzionali, sociali, nazionali e internazionali affinché veramente la libertà di espressione diventi un diritto di cui tutti possono godere. Bellissimi interventi, toccante quello della giornalista Angeli che vive sulla propria pelle cosa significa testimoniare la legalità in una zona drammatica come quella di Ostia. Fa riflettere una cosa però, ogni tanto dovremmo fare anche un po' di autocritica, perché va bene tutto, va bene raccontare la storia dei giovani ragazzi iraniani che stanno lottando per la libertà, va bene difendere i diritti e farsi portatori di diritti. Magari riflettiamo anche sul fatto che mentre noi siamo qua a parlare di legalità e di rispetto dei diritti, lo show business e l'economia mondiale hanno deciso di giocare la massima rappresentazione sportiva al mondo in un paese, il Qatar, che non mi pare sia un baluardo dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori e della tutela della vita di fronte alla pena di morte. Ci sono oggi a parlare con noi due grandi donne che hanno sfondato il tetto di cristallo e hanno dato un grande contributo alla libertà e alla conoscenza del nostro paese. Il richiamo che è stato fatto da Federica Angeli, dal coraggio col quale ha affrontato la criminalità di Roma, ci impone anche come istituzioni il coraggio di ricordare tutti gli altri giornalisti, quelli che oggi non possono essere qui a ricordarcelo e quello che non lo possono fare perché sono privati della loro libertà. Jamal Khashoggi, che è morto per aver criticato un governo che di democratico ha poco. E Daphne Caruana Galizia, che ha combattuto, la blogger e giornalista maltese che ha combattuto la corruzione del suo paese e ha pagato con la vita il suo impegno. E poi ricordiamo anche Julian Assange, che oggi è privo della sua libertà perché ha dichiarato di fronte al mondo ciò che alcuni paesi non volevano che venisse conosciuto. La festa è un'occasione per tutti e difatti in molte città ci sono diverse iniziative pubbliche, ma accomuna anche la politica, almeno per una volta. Quello che dobbiamo capire ed educare soprattutto le ragazze e ragazzi a partire dalle scuole, anche con quella educazione civica che è fondamentale nel nostro sistema educativo, è il senso critico, cioè dare veramente la dimensione di cosa ciascuno di noi può valutare recependo questa libertà di espressione e di stampa. Quindi tutto si può scrivere, tutto si può dire, ma poi dipende da noi valutare e capire con senso critico quello che è giusto e quello che non lo è. Abbiamo assistito al racconto di Federica Angeli e del suo difficile lavoro di giornalista d'inchiesta a confronto con la criminalità organizzata che la porta a vivere sotto scorta. Ecco, lei ci ha ricordato come uno dei principali fattori limitanti la libertà di espressione è il cedere all'omertà. Lei ha resistito, ma questo richiede molto coraggio e non dobbiamo aver bisogno di eroi, dobbiamo praticare tutti e possiamo fare
una cultura della non omertà, non omertosa, che chiama le cose con il loro nome. L'altro grande pilastro, abbiamo ascoltato stamattina Maria Chiara Carrozza, presidente del CNR, è la conoscenza. Da Firenze a Cascina e poi a Livorno, la festa a due centri quest'anno. A Cascina intanto si rende omaggio alla tomba di Gregory Summers, detenuto texano, condannato a morte e giustiziato dopo una fitta corrispondenza con gli studenti della scuola media di Navacchio. Per questo volle essere sepolto proprio qui. È il momento più toccante della giornata, siamo qui per portare un fiore e la Costituzione sulla tomba di Gregory Summers. Gregory Summers ha scelto di essere sepolto in Toscana dopo essere stato barbaramente ucciso con la pena di morte. Ha scelto Cascina perché qui ha avuto la possibilità di avere uno scambio epistolare molto forte con i ragazzi della scuola di Navacchio e perché in Toscana per primi si è stati il primo stato al mondo ad abolire la pena di morte. Tutto parte da un'iniziativa, diciamo, di una dirigente molto attenta a certi temi, la dottoressa Maria Carmela Carretta, che ha condiviso con i ragazzi il pensiero di poter non lasciare solo una persona che viveva un momento molto difficile. Quindi i ragazzi di questo istituto, delle classi terze, hanno iniziato una corrispondenza con Greg. E lui, diciamo, questo ha fatto sì che lui potesse vivere gli ultimi giorni, anche se la speranza era quella di poter arrivare ad una amnistia, diciamo così, ad una no pena di morte. In realtà non ci sono riusciti, però questo ha sollevato sicuramente un grande polverone e quindi ha fatto sì che noi a distanza di 15 anni ancora ne parliamo. La tappa successiva è a Montenero, al santuario della patrona della Toscana, ormai un punto di riferimento anche per la comunità civile della nostra regione. Celebra la messa il vescovo di Livorno Simone Giusti e ricorda che la Toscana, grazie al sindaco santo di Firenze Giorgio Lapira, nel recente passato ha saputo svolgere un ruolo efficace di mediazione tra le parti in conflitto. Oggi siamo in un tempo in cui la guerra è tornata a colpirci. Cosa deve fare la Toscana, terra di diritti? Cosa dovrebbe fare? Fare memoria di se stessa. Lapira era riuscito negli anni 60, durante la guerra di Vietnam, di mettere insieme a Firenze sia i vietnamiti che gli americani. E aveva trovato un compromesso. In un'occasione informale, come faceva i colloqui di pace che promuoveva, un colloquio e un'intesa che se la segreteria di Stato americano l'avesse accolta 10 anni prima della pace di Parigi, sarebbe finita la guerra in Vietnam e quanti morti e distruzioni sarebbero risparmiati. Credo che la Toscana, terra di diritti di pace, memore della sua storia, dovrebbe promuoversi di nuovo come luogo d'incontro e con la creatività tipicamente toscana trovare una soluzione a questa guerra che sembra non aver fine. A Livorno si accendono poi le luci del palazzo comunale che si colora di bianco e di rosso come tanti altri edifici, piazze e monumenti di tutta la Toscana. Ecco qualche scatto. Io sono stato a Livorno con il sindaco Salvetti e sto ricevendo decine e decine di foto di monumenti della Toscana illuminati. È una sorta di catena bianco-rossa che si muove per tutta la Toscana. Le celebrazioni della festa della Toscana si sono concluse qui al teatro di Cascina. Insomma, l'arte e nello specifico la musica, il canto, il racconto hanno testimoniato la battaglia per i diritti. Facevamo delle corone di carta, inchini, girotondi, con una musica bellissima. E lei? Non è facile coniugare spettacolo col tema dei diritti. Insomma, non è facile, però come spesso dico, gli attori sono pieni di difetti, ma sull'empatia se la cavano, sull'ascolto dell'altro, se riusciamo a conoscere l'altro, le differenze, il tema dell'accoglienza è veramente molto semplice. Dobbiamo avere la sensibilità di capire chi abbiamo di fronte, accogliere storie lontane da noi anni luce. Ecco, in questo gli attori, il mondo dello spettacolo ha una marcia, una sensibilità in più. Una festa partecipata, una festa delle cittadine e dei cittadini toscani.
Toscani. È stato bello aprirlo, vedere anche tanta gente stasera qui al Teatro di Cascina mi dà il senso che la direzione è quella giusta. Deve essere sempre più una festa popolare, sempre meno una festa solo delle istituzioni. Siamo onorati di essere stati scelti, diciamo, sulla costa come polo per la festa della Toscana. Per parlare, per far comprendere, insomma, il grande tema dei diritti. Sì, sì, è un tema che probabilmente negli ultimi 2 anni, 3, fra pandemia e guerra, è rimasto un po' più sullo sfondo, ma si parte dal tema dell'abolizione della pena di morte, ma al tema dell'estensione dei diritti civili e di maggiori libertà per i cittadini è sempre presente. La musica, il teatro, tutte le forme di spettacolo hanno questa capacità di parlare in maniera indiretta e però molto efficace. E oggi sappiamo che i giovani, specialmente le nuove generazioni, seguono artisti importanti che riescono a inserire nelle loro canzoni, nelle loro tematiche, no? Temi che sono straordinariamente importanti. È un messaggio che passa in fluidità, passa senza avere difficoltà ad arrivare a chi lo deve ricevere. Gaia Nanni ha messo in scena i monologhi inediti scritti da Manuela Critelli, sono stati intervallati da Ginevra Di Marco e dai musicisti Francesco Magnelli e Andrea Salvadori, con arrangiamenti di pezzi del repertorio dei CSI e dei CCCP. Nella seconda parte della serata i cantautori italiani Giovanni Truppi e Vasco Brondi, per la prima volta insieme sul palco, hanno dialogato sul tema della libertà. Non credo che tutti gli artisti debbano scrivere canzoni che parlino di diritti o per forza, ma magari avendo un repertorio di sole canzoni d'amore si possono prendere delle posizioni o si può far capire come la si pensa. Orgoglioso comunque di essere qua per questa festa della Toscana? Assolutamente sì, onoratissimo. I momenti di questa rappresentazione li hanno scanditi tutti i divulgatori filosofici Tron, cioè Andrea Colamedici e Maura Gancitano. Fa piacere essere qua per la festa della Toscana a parlare di diritti. Sì, perché si tratta di qualcosa di molto importante, nel senso che i diritti non possono mai essere dati per scontati, sono qualcosa che dobbiamo costantemente alimentare, su cui dobbiamo portare l'attenzione, e l'attenzione ovviamente viene portata da chi si occupa di queste cose, da chi si occupa di filosofia, di musica, ma è qualcosa che ha a che fare con l'educazione civica, quindi ogni cittadino, ogni cittadina deve in qualche modo partecipare di questo processo e ricordarsi che i diritti purtroppo possono essere minacciati in qualunque parte del mondo, in qualunque momento. Cosa vi ha attratto di questo spettacolo, di questa rappresentazione sul tema dei diritti? Ma sicuramente passare una bella serata in compagnia e rimanere aggiornati sui temi è sempre importante, anche, diciamo, in una serata di piacere. E credo profondamente nel valore, diciamo, di questo evento, di questa manifestazione. La festa della Toscana è una data importantissima per la storia del mondo. Sono temi importanti affrontare in compagnia, poi può essere un modo per dialogare anche su alcune cose che nella frenesia dei giorni quotidiani vanno un po' perdendosi. Quindi penso che sia importante comunque ricordare un momento importante come quello che fu, diciamo, il momento in cui si cambiò il diritto penale, e farlo in un posto come questo, poi aperto a tutti, quindi anche la dimensione gratuita di questo momento fa il suo. Sicuramente il programma era interessante, poi era carina anche la relazione con di Summers, se non sbaglio, il ragazzo texano che si ricorda qui a Cascina. È importante che anche a teatro si parli di diritti, anche l'arte parli di diritti. Certo che sì, è molto importante, i diritti sono importanti. Sì, giusto, anche il teatro ne parli, certo. Ed è un modo per accogliere persone, appunto.